Benvenuto professore, come sta? Benvenuti poi, grazie, scusate dell'inconveniente, Ma ci proprio figuri, è un piacere. sono i limiti della tecnologia ogni tanto che ci sono sempre, come dire. Come va? Benvenuto davvero, bene, bene, tutto a posto. Noi la ringraziamo tanto di aver accettato il nostro invito. Sono io che vi ringrazio voi, quindi dove siete? A Milano tutti? No, siamo sparsi. Io a Roma, il professor Canesi a Carrara e Piero, se mi conferma, a Milano, vero? Esattamente Milano, siamo in fiera, c'è EICMA, è iniziata ieri, quindi Come sta l'esposizione andando? sta andando molto bene. Ieri un grande successo di media, di giornalisti, i social stanno impazzendo. La cosa che più ci sta facendo trepidare è che da domani comincia il pubblico e c'è una voglia Riuscì. voglia matta di passione di due ruote. Ecco, questo. Insomma, i componenti, la scarsità di componenti è stata superata finalmente o No, non ancora. Infatti era un tema che avremmo ma avuto piacere per di parlare anche con lei. me mi riesce difficile da capire come non ci sia una reazione dei produttori di componenti più pronta. Cioè, ci sono, finché vedo un problema dei chip, eccetera, mi spiego. Quando si arriva alla bicicletta è sempre difficile pensare che non ci siano. Grazie mille, grazie, buongiorno, Provo a buongiorno. essere sintetico, professore. Nel mondo della bici, ahimè, ci sono dei marchi che sono vicini, quasi vicini al monopolio. E di conseguenza non sono Lei così. parla di Shimano? Non faccio nomi. L'ha detto lei. Tanto E quindi. non stiamo registrando, possiamo dire Ecco, qualunque cosa in perfetto. questo momento. Io devo mantenere una certa trasparenza, una super partes istituzionale. Ecco, quindi. Insomma, io ho un'età molto maggiore, quando Campagnolo dominava il mondo. Esatto, e poi è un appassionato, quindi ed è un conoscitore del nostro mondo, molto attento. Quindi sì, quindi ci sono delle situazioni molto concentrate, diciamo così, di produzione, che difficilmente riusciamo a spostare, a muovere, perché non si crede che questa situazione sia qualcosa di più stabile. Invece, e pensano sia soltanto una fiammata, sia una bolla che prima o poi si sgonfierà. I nostri dati invece ci confermano che sicuramente il mercato è tornato a livelli, di pre-pandemia, ma con una certa forza, con una certa intensità, con un certo interesse, anche perché molte amministrazioni comunali non stanno tornando indietro da tutte le decisioni prese. E quindi siamo nella possibilità di avere un bel cambiamento, soprattutto nelle nostre politiche di mobilità e di spostamento nelle nostre città. Bisognerebbe continuare e rafforzare. Com'è? Come reagisce l'industria italiana? L'industria italiana è fortemente orientata a temi legati al reshoring della produzione. Telai, forcelle, motori e batterie, noi saremmo pronti per un reshoring di questi componenti. Vede, questo io è quello su cui sto supplicando col governo. Dico, guardate che il reshoring non sarà il miracolo, ma esiste. Sì. Esiste e bisogna però approfittarne, perché sennò il reshoring va negli altri paesi. Non c'è nessun motivo per cui debba venire l'Italia il reshoring, no. Guardi, se anche lei spinge in questa direzione, ci aiuta a spingere, noi stiamo facendo di tutto e tutto il possibile come associazione Ma per riuscite sensibilizzare. a fare fondere le imprese minori, a Sì. creare, ad aiutare una dimensione aziendale che è troppo piccola, è troppo piccola. Insomma, se lei pensa cosa hanno fatto i taiwanesi nel settore, no? Ma porca miseria, ma, va bene che siamo nel lusso, 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 ma è un Eh mercato no, piccolo. non c'è soltanto quello. In Italia produciamo per esempio 1.700.000 biciclette da bambino, quindi sono fortemente Sì, industrializzate. poi Non è proprio il produciamo lusso, però. meravigliose selle, certo, ma Belle, sì. E
Avremo bisogno di un momento di attenzione, anche perché il prodotto è green, come dicevo, raccontavo prima Riccardo Canesi, si può costruire il prodotto anche attraverso fabbriche green senza assorbimento, li chiamano gli ZEB, no? Gli Zero Emission Building, quindi qualche azienda di bicicletta produce biciclette all'interno di questi Zero Emission Building, quindi è possibile intraprendere una strada innovativa anche da un punto di vista energetico per produrre veicoli assolutamente a bassissimo o a nullo impatto ambientale. Quindi ci vorrebbe un'attenzione un po' maggiore verso il nostro settore piuttosto che sempre soltanto verso i soliti settori industriali. Ci siamo anche noi con 250 aziende, con quasi 2 miliardi di euro di fatturato industriale, 20.000 addetti e con tanta voglia di crescere, e possiamo farlo. Vedi, io ero OSSE quando un po' studiavo il settore, no? Il mio problema era proprio quello di creare un paio di imprese, una o due imprese di componenti raffinati, diciamo così, i cambi che reggessero la dimensione del grande Shimano. Quello è, purtroppo abbiamo perso il treno dell'economia di scala in un momento in cui lo potevamo conservare. Ecco, mi chiedevo se, concentrando quello che poco che c'è nell'aspetto più raffinato della bici, che è un piccolo nucleo sostanzialmente, la gara dei telai in fiberglass o roba del genere, quella l'abbiamo perduta, credo, insomma. Ma adesso qualcosa sta cambiando molto il paradigma della costruzione a bicicletta con l'avvento della bicicletta pedalata assistita. Stanno cambiando i telai, quindi non c'è più, per esempio, la ricerca dell'estrema leggerezza, dell'estremo del grammo. Al contrario, si cerca qualcosa di più robusto, naturalmente, perché la tecnologia lo richiede, e quindi c'è la possibilità di affrontare questa produzione con macchinari più tradizionali, quindi magari è con tecnologie di produzione più tradizionali che arrivano tranquillamente dal mondo dell'auto, per esempio. Quindi anche il mondo dell'auto, che è un po' più in crisi rispetto ad altri settori industriali, potrebbe riconvertirsi molto facilmente anche nei confronti di un prodotto assolutamente ancora poco conosciuto come la bicicletta pedalata assistita, ad esempio. Io non so maturare processi di passata all'assistita. Quando ho visto che Moser è passato all'assistita, dico, beh, fra poco lo faccio anch'io. Il crollo di un mito, Moser che passa. Guardi, io lo faccio, io ormai sono passato da 3 anni, ho 11 biciclette, ma ne uso soltanto 2. La prima è quella pedalata assistita per farmi i miei viaggi e le mie uscite, e la seconda che uso, lasciando tutte le altre 9 appese in garage, la Brompton, perché si piega talmente bene che la metto nella cappelliera dei Frecciarossa. Basta, queste sono le mie uniche 2 biciclette che utilizzo sulle 11 che possiedo. Io uso solo un titanio, uso ancora il vecchio titanio. No, ma la invito a provare la bicicletta pedalata assistita, è un altro modo di andare in bici, ma veramente divertente. Vabbè, tanto lei dosa come vuole la potenza del motore, lo può anche spegnere se vuole. Lo so, però è sempre lo so. Il fascino della bici a pedalata muscolare è il fascino della bici a pedalata muscolare. Lo so, ma vi assicuro che è una cosa. Scalare lo Stelvio con la pedalata assistita è un'altra cosa, però i viaggi, per esempio, io la trovo più che in salita, la trovo per i viaggi. Io mi sono fatto Montichiari Bologna, Brescia Bologna, 170 km in una giornata, una meraviglia. Sì, però fare 81 anni lo Stelvio senza assistita solo con quello che vediamo il premio. Solo con quello. Allora, guardate, bene. Vai, Riccardo. No, alcuni temi che avete scambiato possiamo anche affrontarli brevemente, sulle politiche industriali, sulla bici, anzi, è utilissimo per il nostro uditorio. Quindi ora io darei la parola al presidente Bertuccio, che ci illustra, diciamo, l'andamento di questa breve chiacchierata. E poi dopo io mi limiterò a leggere le motivazioni,
Presidente, poi facciamo una chiacchierata, due domande, tra il serio e il faceto, ecco, ok? Va bene, vai, buongiorno. Vai. Bene, benvenuto Presidente. Cominciamo a registrare, quindi sì, da questo momento registriamo. Benvenuto Presidente. Grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi in questo 14° premio Pensieri e Pedali. Siamo partiti da lontano con Mogol, il compianto Enzo Iannacci, Bruno Pizzul, che non so se sa, non ha mai avuto neanche la patente, Luca Carboni, Paolo Belli, Vasco Rossi, l'anno scorso il concittadino di Riccardo, Francesco Gabbani, e siamo arrivati quest'anno a lei per premiarla e premiare la sua dedizione, il suo affetto per la bicicletta, vero Riccardo? Penso proprio di sì. Io ho fatto una piccola ricerca, professore, ho scoperto che lei ha corso anche con Adorni da giovane, da ragazzo. Beh, da ragazzo correvo, ma poco, perché poi sono andato a Milano a studiare, ma fatto, allora si chiamava esordienti, no? Non sapevo poi che ci fosse Adorni, arrivai credo 12°, 13°, lui il primo, però aveva 2 anni più di me, quindi tutto sommato da 16enne contro il 17enne era andato anche bene. E poi ho smesso perché da Milano, poi sono stati gli anni, come si chiamano, gli anni della carriera, fino a 35 anni ho quasi abbandonato la bici, dopodiché sempre. E adesso ne ho 82 e quindi ne ho fatto un arco di strada. L'ultimo è stato lo Stelvio l'anno scorso. Infatti. L'ha scalato tre volte lo Stelvio, ho scoperto. L'ho fatto tre volte. Tra l'altro dalla parte altoatesina, che è più ripida. Due dalla parte difficile, diciamo così, e sì, una dalla parte facile, di bordo. Ecco. Complimenti. Però, se vuole, onestamente, i miei cammini sono l'Appennino, perché sì, Futara, Ticosa, Cerreto, Cisa. So che una volta è stato anche sulla Puane con un amico comune, Guido Bianchini. Colonnata, si è mangiato anche il lardo. Mate, poi su. Adesso si sono deteriorate le strade, diventa difficile farle. Insomma. Perché vede, uno dei problemi di adesso della bicicletta, che negli ultimi anni, con il deterioramento della manutenzione, non ci si godono più le discese. Uno fa poi la salita per godersi la discesa, poi fa la salita e non si gode la discesa, ma che gusto c'è? No. E adesso c'è quest'ultima fase in cui si stanno moltiplicando le ciclabili, alcune indecenti, altre molto belle. Cioè, vedete, il problema è, bisogna stare molto attenti, perché ci vuole cultura per fare le ciclabili. Meglio non farle che farle cattive. Perché quando si fa la ciclabile di fianco a dove le automobili parcheggiano e queste regolarmente aprono lo sportello quando arrivano i ciclisti, è meglio non farle. Ecco, questo è quello che io penso. Insomma. Ma è vero, purtroppo manca ancora una progettualità, diciamo una scuola di grandi di progettisti in Italia. Cioè, in parte c'è, ma molte amministrazioni si accontentano solo di disegnare, e di magari ricevere dei finanziamenti senza contare poi a pensare, diciamo, a tutte le conseguenze anche di certi progetti, ecco. Poi le cose stanno migliorando, ecco, per fortuna. Secondo me ci vogliono delle ciclabili simboliche, cioè quella dell'Adige in piccolo lo è stato. Bisognerebbe proprio affrettare la ciclabile sul Po, fare una grande ciclabile vera dal confine svizzero-austriaco fino in Sicilia, ma vera, cioè, e allora lei fa un tale fatto simbolico che dopo diventa più familiare anche nei discorsi quotidiani. Avrebbe anche delle ricadute economiche e turistiche straordinarie una cosa del genere. Beh, in Alto Adige ci sono. Sì, certo. Vabbè, lì se vuole poi arrivano anche i tedeschi, eccetera, però ci sono. Ci sono
agli agricoltori, i barretti, gli aggiustatori, i meccanici. I bici grill, insomma. Senta, professore, io le leggerei le motivazioni per cui abbiamo deciso di darle questo premio. E poi dopo facciamo una chiacchierata anche noi con i Grelli sulle politiche anche industriali per la bici in Italia, che penso sia un argomento molto attuale alla luce anche del PNR. Allora, è una vita che pedala, non solo in senso metaforico. Dalle gare giovanili col campione del mondo Vittorio Adorni fino all'ultima scalata dello Stelvio, 2758 metri, a 81 anni per una causa umanitaria. Figlio di una terra in cui la bici è un'istituzione e che ancora oggi ha una percentuale di utilizzatori tra le più alte in Italia. Pedalare per lui è sempre stata fonte di ispirazione e le decisioni più importanti della sua vita personale, talvolta anche politica, le ha sempre prese andando in bicicletta. Perché la bici induce a pensare lentamente e questo stimola la riflessione e a fare scelte ponderate. Di fede bartagliana non scala la Pantani, non si toglie la bandana prima di arrivare, ma sa essere nel gruppo e capire quando è il momento di alzarsi sui pedali per arrivare in fondo al traguardo. E la tappa per lui non conta niente, conta il giro. Bici come metafora della vita e della politica. Il ciclismo è frainteso come uno sport individuale, ma senza una visione, senza i gregari, senza il gruppo e quindi senza gli altri la vittoria non si raggiunge. E lo stesso vale per la politica e per la vita. Per essere da sempre un grande testimonial della bici, sia nello sport che nella mobilità urbana, perché non è un semaforo sempre fermo, come direbbe il suo imitatore Corrado Guzzanti, il premio Pensieri Pedali 2021 è conferito al professor Romano Prodi. Complimenti, Presidente. Ho letto qualcosa di sbagliato? È giusto. Mi avete troppo nobilitato, non merito queste cose. No, però vi siete divertiti a fare una motivazione. Certo, io sono un goliardico per natura, professore. No. Senta, le volevo chiedere questo, passando alle cose, una cosa un po' più seria. Il PNR destina 62 miliardi alla mobilità, cioè quasi un terzo del PNRR destinato alla mobilità sostenibile. Ci sono interventi che vanno dall'alta velocità ferroviaria al potenziamento delle reti regionali, rinnovo dei treni, autobus, sporti, logistica e anche, diciamo, sviluppo della mobilità ciclistica. Cioè è una gran massa di soldi che non si è mai vista in Italia. Secondo lei riusciremo a spenderli e soprattutto riusciremo a spenderli bene alla luce di quello che ci dicevamo prima in merito ai progetti? Guardi, sono molto concreto. I progetti sono buoni. Ho visto le reazioni anche da Bruxelles, dicono, ecco, questo, siamo proprio nella via giusta. La domanda però, se riusciremo a spenderli, è una domanda complicata, perché lì ci vuole una mobilitazione della pubblica amministrazione, delle semplificazioni che sono cominciate ma che non sono ancora completate. Quindi la mia risposta è penso e spero di sì. Non ne sono sicuro perché è un processo in corso. In particolare però, attenzione a fare molta retorica, no? Cioè, benissimo fare le fabbriche che consumano poca energia, eccetera, però di fronte alle biciclette, no? Porsi il problema di fabbricare carceri di quando si produce un mezzo che per definizione non userà più energia, bisogna anche essere un pochino più equi, più intelligenti. Quindi lo faccio come esempio perché c'è un po' troppa retorica sul discorso di mettersi nella nuova linea di risparmio energetico. E io credo che questo debba invece fondarsi su discorsi concreti, no? E soprattutto nel nostro caso non c'è niente da fare, o noi riformiamo insieme all'offerta dei mezzi meccanici, delle biciclette, le strade per andarci, oppure arriviamo sulla metà del nostro cammino, cioè il problema della sicurezza è un problema tragico. Io ho avuto anche personalmente, purtroppo, problemi in famiglia. E guardi, se vogliamo che i ragazzini imparano ad andare in bicicletta, cosa che
non sempre avviene con i modi di abitazione oggi, questo è un altro dei problemi, no? Noi dobbiamo veramente lavorare non solo sui mezzi di locomozione, cioè sulla bicicletta, ma sulle infrastrutture. E le infrastrutture proprio capillari con la sicurezza, con la separazione, con la sicurezza. Se no non cambieremo degli aspetti, ma non cambieremo certamente il sistema. Ecco, questo è quello che io penso. E poi ripeto quello che ho detto prima, creiamo qualche ciclabile simbolica. Il Po, là, che segue quella dell'Adige, uno che percorra tutto lo stivale, che diventi simbolico per gli stranieri che vogliono venire a fare qualche giorno qui, cioè un normale mezzo di comunicazione europeo, ecco. Certo. Col misto elettrico non elettrico, con tutte le evoluzioni del caso. Senta, abbiamo con noi Piero Nigrelli di ANC, ma tra l'altro si è svolto qualche giorno fa a Milano anche la fiera del motociclo e della bicicletta. Volevo sapere da Piero qual è la situazione e se vuol formulare delle domande al professore, visto che il professore poi è professore di politiche industriali ed economiche, quindi magari qualche consiglio buono può darlo. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Prodi, Lorenzo, Riccardo, grazie per questo invito e per la possibilità che ANCMA sostenga questo premio ormai da tantissimi anni. Quindi il premio ci stimola intanto come associazione di rappresentanza industriale di tutta l'industria della moto, ma soprattutto della bici in questo caso, e per supportare questo processo di cambiamento. Un processo di cambiamento che ha visto nello scorso anno un boom enorme delle vendite di bici. Abbiamo fatto più 44% sulle biciclette a pedalata assistita e più 17% sulle biciclette tradizionali. Quindi ancora oggi questo boom continua, la richiesta è sempre elevata. Ahimè, c'è un problema di supply chain, quindi di un problema di rifornimento di componenti che ci sta portando a immaginare e a pensare nuove politiche industriali, quindi politiche di reshoring della produzione, proprio per non essere legati all'altra parte del mondo. E soddisfare questa, la frase che si sente di più fra gli operatori economici è che se avessimo il doppio delle biciclette da vendere, le venderemmo. E quindi la richiesta è molto elevata si avverte proprio una voglia di cambiare. Sposo perfettamente ciò che ha detto il professor Prodi. Abbiamo bisogno di un'infrastruttura simbolo, di una ciclabile che da nord a sud percorra l'Italia e da est a ovest che può essere tranquillamente la ciclabile del Po. Abbiamo bisogno per spostare, per viaggiare in bicicletta, per agevolare questo processo di cambiamento, ma ne avremmo bisogno tantissimo per un marketing turistico del nostro paese. Se ogni volta che noi facciamo 70-80 chilometri cambiamo ci cambia l'Italia, ci cambiano i paesaggi, l'enogastronomia, l'architettura, i musei, i monumenti, e guarda bene, 70-80 chilometri sono tranquillamente il viaggio di una giornata in bicicletta, per cui il nostro marketing industriale, turistico nei confronti del mondo potrebbe essere: venite a pedalare in Italia, ogni giorno un'Italia diversa, e quindi grazie alla bicicletta. E quindi sono assolutamente d'accordo che abbiamo bisogno nella maniera più assoluta un investimento, un'infrastruttura simbolo. Come è stato, come metafora si può utilizzare, è stata l'autostrada del sole negli anni 60. Fatta quella, poi si è sviluppata e l'Italia industrialmente, socialmente, economicamente. Oggi avremo questo tipo di opportunità, ed è un'opportunità che sarebbe colta da tutto il mondo. Quando negli Stati Uniti sanno di qualcosa che abbiamo in mente, ad esempio il Grab, che è il grande raccordo anulare bici, che non è mai stato completato, ma la notizia che stiamo pensando al Grab
scatena le fantasie degli statunitensi che vorrebbero venire a pedalare a Roma e girare queste centinaia di siti archeologici e museali che Roma può offrire in un percorso di soli 44 chilometri. Quindi abbiamo veramente bisogno di un investimento di questo tipo. C'è la legge 2 del 2018 realizzata che favorirebbe questo investimento, questa infrastruttura, ma è ancora una legge ferma. E quindi abbiamo bisogno, come dicevi tu Riccardo, un'iniezione di liquidità, ma soprattutto una visione politica che pensi a questa infrastruttura non come un elemento di divertimento, come un passatempo, ma come un vero e proprio elemento di politica industriale turistica del nostro paese. Cioè deve essere uno strumento di marketing turistico. Fatta questa, possiamo dire al mondo: venite a pedalare in Italia, perché sicuramente vi divertirete. Quindi grazie per questo premio e grazie a tutto l'impegno del professor Prodi e soprattutto a quello che ha detto, perché come anima lo sposiamo. Prego, professore. E a quello che sta per dirci. Posso aggiungere una cosa? Attenzione. Prego, professore. Sono perfettamente d'accordo. Aggiungiamo però un'attenzione sull'uso quotidiano delle bici, di andare al lavoro. Quindi il problema di come inserire le vie ciclabili dentro a una struttura urbana che già esiste. È qui il problema, che a volte rendiamo compatibili due strumenti che non lo sono. No? Io citavo e cito sempre la ciclabile vicino a dove parcheggio le auto che poi aprono lo sportello e il povero ciclista finisce. Ecco, qui non è questione di investimenti, perché non è che non posso distruggere, è proprio la questione di una cultura che dice: benissimo, riserviamo questo alle bici e questo l'automobile, che per carità è il mezzo fondamentale, ma cerchiamo di dare la possibilità di usarla nella normalità per i ragazzi andare a scuola. Ecco, questa è la cosa, secondo me, che è importantissima da bilanciare con le grandi ciclabili. Ecco, questo è un doppio cammino. Su questo cammino mi sembra però che le amministrazioni comunali si stiano avvicinando in maniera, direi, veloce. Di tutti gli assessori, sindaci che ho avuto modo di contattare in quest'ultimo anno, nessuno mi ha detto torneremo indietro da quell'avvio di ciclabili immediatamente post-Covid realizzate. Anzi, andremo avanti da Milano, Parma, Bologna e anche a città magari del centro-sud. Nessuno vuole tornare indietro, quindi quelle ciclabili ci sono e resteranno, anzi saranno sviluppate. Quindi questo è l'auspicio, che si vada nella direzione che lei ha appena... Mi raccomando. Il professore ci invitava ad una riflessione anche, nel senso, spesso c'è la tentazione da parte degli amministratori invece di sottrarre spazio all'automobile, ogni tanto si sottrae spazio al pedone. Ecco, dobbiamo fare in modo che le condizioni di sicurezza consentono a pedoni e ciclisti di riappropriarsi dello spazio urbano. Dobbiamo ridisegnare, togliere all'automobile una parte di spazio che abbiamo troppo regalato nel tempo, ed evitare di togliere spazio ai pedoni per far spazio ai ciclisti. Questo che malignamente mi attentavo a suggerirvi: mandate qualche esperto in qualche città a tracciare le ciclabili. Certo. Perché non sempre sono. Sicuramente. Senta, la nostra chiacchierata si sta avviando alla conclusione, però volevo passare dal serio al faceto, professore. È stato più facile scalare 3 volte lo Stelvio o stare al governo con Bertinotti e Mastella? Io le rispondo che c'è più gusto a scalare lo Stelvio. Abbiamo già capito. Grazie professore. Più soddisfazione quando si inventa. Sì, è vero. È vero. Più guarda, no, le rispondo sul serio. C'è più soddisfazione arrivare sullo Stelvio che vincere le elezioni. È vero. Bene, su questo ringraziamo il professore, grazie Piero, grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie a voi e a presto. Grazie. A presto. Grazie a lei. Le arriverà la bici, eh?
Professore, un attimo solo, che le faccio vedere, ora non condivido lo schermo, ma insomma le faccio vedere la bicicletta. La city bike. Ai colori della Reggiana, ai colori della Reggiana, prof, visto che lei è nato a Stabiano. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile con quanto disponibile, che in questo momento è... multicolore, multicolore, bella. Dunque, questa cos'è? Una gravel? No, è una bicicletta urban, una city bike, una urban, però urban trekking, diciamo. No. Urban trekking. Tutta in alluminio, tutta in alluminio. Tutta da percorso riservato. E c'è scritto su Romano Prodi, quindi se gliela rubano, c'è scritto su Romano Prodi, premio pensieri e pedali. Nel telaio c'è scritto Romano Prodi, ma allora sì, un fabbricato. È personalizzata per lei. Se la lascia attaccata al palo, chi la ruba? Sa che cosa. Grazie di nuovo, professore. Arrivederci. Grazie, a presto. Arrivederci.